Buongiorno a tutti. In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa semplicissima ma carinissima maglietta che io ho deciso di chiamare maglietta diva. Questo perché uno dei due filati che ho deciso di utilizzare è appunto il filato diva. Mi avvicino per farvele vedere. Allora, io ho optato per usare il filato della Lise linea diva che è 100% microfibra, ogni gomitolo da 50 grammi, misura 350 metri e a cui ho alternato il filato della Mondia linea Jacqueline, di cui vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 105 metri ed è formato da 75% cotone, 15% microfibra PL, 8% microfibra PA e 2% poliestere. Ho deciso di abbinare questi due colori perché li trovavo perfetti per stare insieme. Si contrastano, ma al tempo stesso si somigliano e quindi hanno dato vita a questa canotta molto molto carina, particolare. Il punto, come potete vedere, è semplicissimo, ma è proprio l'alternanza di questi due colori a dargli movimento e a dargli brio. Allora, per quanto riguarda la taglia, questa è una taglia S e io ho utilizzato due gomitoli del Diva, anche se del secondo me ne ha avanzato veramente tanto, e due gomitoli del Jacqueline. Quindi diciamo che per una taglia S ci occorrono in totale 300 grammi, 100 del Jacqueline, quindi due gomitoli, 200 del Diva, quindi anche in questo caso due gomitoli. In descrizione vi lascio il link del sito Uncentando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. E per una taglia ML, io direi taglia M, andate a comprare un gomitolo in più del Jacqueline. Taglia E, per quanto riguarda il Diva, non comprate un gomitolo in più perché due del Diva vi abbassano, perché come vi bastano, perché come vi ho detto, a me del secondo ne è avanzato veramente abbastanza. Taglia L, direi di andare a comprare in totale 200 grammi del Jacqueline e 3 gomitoli del Diva. Quindi questo è per le taglie più grandi. Io ho utilizzato questi due colori, ma voi potete sbizzarrirvi a unire altri colori diversi tra di loro. Sulla mia pagina Facebook ho fatto un post nel quale metto appunto la mia maglia con i due gomitoli che ho usato io e le varie abbinamenti che si possono fare con il Jacqueline e il Diva. Se volete dei colori più accesi, dei colori che stacchino meno, dei colori che staccano di più, non vi piace queste tonalità, volete tonalità diverse. Quindi ho provato ad abbinare tra di loro questi due filati in tutte le abbinazioni che secondo me erano le più simpatiche, le più belle, le più naturalmente guardabili, e spero così di aver dato un po' esservi d'aiuto nel scegliere i colori diversi rispetto a quello che ho utilizzato io. Per quanto riguarda la realizzazione di questa canò, di questa maglietta, è veramente semplicissima. Sono due giri che vanno sempre ripetuti, due giri molto molto geometrici, e si va a farlo fino all'altezza degli scalfi. A quel punto si divide la parte dietro dalla parte avanti, si ripetono sempre due giri. Io sul davanti ho ripetuto, andando da destra verso sinistra, un motivo e mezzo, e poi sono passata a fare gli altri motivi creando le spalline, mentre dietro ho fatto tutti i giri di andata e ritorno senza creare le spalline. Le spalline stanno sul davanti. Per rifinire la maglia ho deciso di dar vita a queste spalline, che a questa sorta di bordino ondulato che risalta le spalline. Come vedete, le ho fatte solo intorno allo scalfo e sulle spalline solo qui sul davanti. Non ho preferito farlo dietro allo scollo dietro e allo scollo avanti perché poi era troppo effetto bambolina, ma invece lasciandoli qui su di lato era più sfizioso e carino. Avevo pensato di farlo anche sotto, ma poi ci ho rinunciato sempre per il motivo che mi dava poi l'effetto troppo bambolina, quindi ho preferito lasciare soltanto questi due. Bene. Spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. Se così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferruzzare. O se acquistate il mio stesso filato anche presso il sito Uncentando con i filati o presso la merceria Coletti, potete taggarmi su Facebook nella pagina della merceria Coletti o su Instagram su Uncentando con Elsa o Uncentando con i filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io utilizzerò due filati, quello della Mondia linea Jacqueline e quello della Lise Diva in questo colore bordeaux. Vedete, sono due colori che si abbinano benissimo tra di loro e mi piace l'idea di poterli utilizzare insieme, naturalmente usando per un motivo, alternando i motivi con i diversi filati. Allora, lavorerò con uncinetto il numero 3, ho montato 144 catenelle, la lavorazione che andremo a fare
fare si ottiene su un multiplo di 3. Questo significa che per una taglia M dovete andare ad aumentare di almeno 8, se non anche 10 motivi, perché comunque si aumentano solo 3 catenelle, quindi dovete aumentare di più motivi. Quindi io direi 8-10 motivi per una taglia M in più rispetto a me, e direi almeno 14-16 motivi in più per una taglia L. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che è semplicissimo, ma così come tutti i giri, tutti entrambi i due giri di questa maglia, e andiamo a realizzare in questa maniera. Facciamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 e 3, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e ricomincio da capo. Quindi entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e di nuovo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle di base e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto la maglia alta e le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo e ultimo giro, come vi ho detto questa maglia sarà molto molto semplice con il motivo. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 1, 2, 3. Prendo il filo, entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. E adesso ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1 e 2. Ancora una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, 1 e 2. Continuo così per tutto il mio secondo giro. Terminato il secondo giro, io cambierò colore, vi farò rivedere come si rifà un attimo il primo, cioè cambierò colore, cambierò filato, passerò a lavorare con la Lise e alternerò un motivo con il Jacqueline, due motivi con il Diva, e ripeterò quindi un motivo con il Jacqueline, due motivi con il Diva. Adesso quindi io continuo a fare questo giro, poi vi farò vedere come rifare il primo e cambierò il colore. Sto terminando il secondo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Adesso ricomincio a fare il primo giro, cambio il filo, mi aggancio, io non lo spezzo il filo, continuerò a lavorare senza spezzare il filo e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Quindi vedete, ho ricominciato a fare il mio primo giro. Quindi questo è quello che farò, ripeterò sempre il primo e il secondo giro e io alternerò un motivo con il Jacqueline, due motivi con il Diva e poi tornerò a lavorare con il Jacqueline. Vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo fino ad arrivare agli scalfi. Allora, ho ripetuto il motivo 24 volte, quindi da sotto ad arrivare a fare gli scalfi, ho ripetuto il motivo 24 volte, alternando in questa maniera. Un motivo lo facevo con il Jacqueline, due motivi con il Diva e mi è venuto quindi, come vedete, questa lavorazione a strisce che trovo veramente veramente molto carina e semplice. Poi ho ripetuto il primo giro, quindi sto iniziando a fare il 25esimo motivo. E ho rifatto il primo giro con il Jacqueline. A questo punto sono andata a mettere i marcatori. Sono andata a contarmi i miei quadratini e ne ho un totale di 48. E ho fatto in questa maniera: ne ho messi 23 avanti, 23 dietro e uno libero dove ho messo il marcatore nei lati, quindi qua e qua. Quindi ripeto, ho contato i miei quadratini, ne ho 48 e sono andata a metterne 23 avanti, 23 dietro, uno per lato dove ho messo il mio marcatore. Naturalmente, se voi avete un quadratino in più dispari, quello dispari va sempre messo sul davanti. E adesso possiamo andare a fare la nostra lavorazione. Io lavorerò
il secondo giro normalmente, quindi andrò a fare sempre le mie maglie alte però farò soltanto un giro intero avanti partendo da sinistra partendo da destra arrivando a sinistra, farò questo giro e anche il successivo da destra a sinistra, poi dividerò le due parti lavorandole separatamente. Comunque abbiamo messo i marcatori, quindi continueremo a lavorare normalmente il nostro motivo e andremo a fare quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta all'interno della maglia alta. Quindi continuiamo nuovamente la nostra lavorazione. Ripeto, io adesso farò questo giro e anche il successivo andando sempre da un marcatore all'altro. Poi vedrò di dividere le due parti per creare le spalline e vi farò vedere naturalmente come andrò a dividere. Però ripetiamo, forse in realtà invece di due giri ne farò, due motivi. Quindi farò questo, farò un secondo, farò anche un altro motivo. Devo ancora un po' decidere. Comunque la lavorazione è semplice, si lavora sempre allo stesso modo, solo che si parla di andare in giri di andata e ritorno, non tondo. Quindi adesso arriverò qui, poi vi farò vedere un attimo come fare il primo giro e poi naturalmente continueremo. Una cosa che non vi ho detto, io non sono andata a tagliare ogni volta il mio il filo quando dovevo cambiare, ma ho tirato, vedete, in modo tale che all'interno si creino questi fili, così non sono andata a tagliare il filo. Però voi potete anche decidere di tagliare il filo se vi piace di più e poi nasconderlo. Io ho preferito, in modo tale da evitare completamente di fare nodini, di andare a fare appunto questo giochetto di tirare un po' il filo in modo tale da non spezzarlo e di riprendere a lavorare con lo stesso filato. Allora, ho terminato il primo giro, vedete, mi sono fermata dove ho la maglia alta prima del marcatore. Adesso devo andare a fare devo ricominciare il motivo e devo cambiare il colore. Questa volta sono dovuta andare per forza a spezzare il filo, quindi giro il lavoro e vado a fare di nuovo il mio primo giro. Quindi mi aggancio dove ho la maglia alta e vado a fare le mie 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, salto 2 catenelle, 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Benissimo, io adesso farò sempre il mio secondo giro, quindi 2 catenelle, salto 2 maglie, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, salto 2 maglie, entro nella terza e faccio la maglia alta. Farò questo e il successivo giro andando sempre da una parte all'altra. Poi dividerò e farò delle spalline piccole. Lavorerò penso solo su 4 quadratini, vi farò sapere una volta che ho deciso, in modo tale da avere delle spalline piccole sul davanti e avere questo scollo quadrato però non molto profondo. Dietro invece lavorerò normalmente, ossia lavorerò tutti i giri andando sempre a destra e a sinistra senza fare le spalline anche dietro, le spalline le voglio solo sul davanti. Quindi adesso continuo così, vi dirò alla fine poi le spalline su quanti quadrati ho lavorato e poi vi dirò, andremo a cucire le spalline con la parte dietro. Dunque, ho terminato di fare le mie spalline e come ho lavorato dopo aver fatto il primo giro con il secondo giro del motivo col Jacqueline, ho fatto un motivo col Diva, quindi sia primo che secondo giro, e poi quando sono andata a lavorare nuovamente il secondo motivo col Diva ho lavorato solo su quattro quadrati e poi sono tornata a lavorare normalmente. In totale ho ripetuto il motivo per 7 volte, quindi dallo scafo, da quando avevo il marcatore fino a lavorare le spalle, ho ripetuto il motivo 7 volte, alternando sempre un motivo col Jacqueline, 2 motivi con il Diva. Stessa cosa da quest'altro lato. Dietro invece non ho fatto le spalline, le volevo solo sul davanti, quindi dietro ho lavorato in giri di andata e ritorno. Adesso sono andata a provare a fare un piccolo bordino intorno agli scalfi per nascondere tutti i fili e ho deciso di optare per questo bordino tutte onde.
viene un po' ondulato, è molto carino, da quell'area un po' più sbarazzina alla lavorazione. Ero indecisa se farlo col Shaklin o con il Diva, ma alla fine ho optato per lavorarlo con il Diva, perché col Shaklin veniva l'attenzione poi si concentrava troppo sul bordino e non più sulla maglia, e questa cosa non mi piaceva tantissimo, quindi ho preferito realizzarlo col Diva. Per poterlo realizzare, mi avvicino con la telecamera così potete vedere meglio, eccomi. Per poterlo realizzare ho lavorato in questa maniera: dove ho le maglie alte orizzontali ho lavorato 5 maglie alte, una maglia alta nel foretto che mi unisce le maglie alte orizzontali, e di nuovo dove ho la maglia orizzontale, quindi anche qui, sono andata a lavorare 5 maglie alte. E ho ripetuto questo per tutto l'arco del per tutto lo scalfo delle maniche. Quindi dove ho la maglia orizzontale 5, ne ho fatte 5, dove ho l'unione tra le maglie orizzontali ho fatto una maglia alta. Sotto, dove amo il foro libero, sono andata anche qui a fare 5 maglie alte. E adesso farò la stessa cosa anche da quest'altro lato. Non so se invece lo farò anche allo scollo. Devo un po' decidere, non vorrei che poi avesse troppo l'effetto bambolina. Quindi adesso vado a fare questa sorta di bordino anche qui all'altro scalfo. Poi proverò a farlo anche qui, vi dirò naturalmente come lo sono andata a fare, perché qui abbiamo una base diversa, mentre qui ai lati è la stessa base ma qui è diversa, quindi devo anche capire un po' come farlo, però non sono ancora sicura, proverò a farlo, se mi piace poi vi dico come ho fatto, altrimenti non lo farò.